questo è un palco importante, prestigioso, un palco che veramente sprigiona emozioni. Il palco di Sanremo per tanti è stato un punto di arrivo, per molti è stato un punto di partenza. Questa sera questo palco diventerà un punto di ripartenza. Lo sappiamo bene, la vita è imprevedibile. È imprevedibile nelle gioie ed è imprevedibile purtroppo nei dolori. È una continua ricerca di equilibrio tra la luce e il buio. Noi questa sera vogliamo stare dalla parte della luce. Lui è un bravissimo compositore, pianista italiano di fama internazionale, è anche scrittore, filosofo, una di quelle persone che sa meravigliare e sa meravigliarsi. Ha calcato i teatri più importanti da New York a Pechino, passando per Tokyo, Londra, Parigi, Madrid e ovviamente la sua Italia. Con la sua musica ha incantato milioni di fan in tutto il mondo. Questa è la luce. E poi il buio. Una terribile malattia, improvvisa e feroce, lo ha costretto ad abbandonare le scene, a mettere la musica in pausa per curare se stesso. Un percorso lungo, con ancora qualche salita da affrontare, ma che lo ha riportato fino a Sanremo per esibirsi di nuovo per la prima volta davanti al suo pubblico. È un piacere immenso dare il benvenuto al maestro Giovanni Allevi. All'improvviso, grazie, all'improvviso mi è crollato tutto. Non suono più il pianoforte davanti a un pubblico da quasi 2 anni. Nel mio ultimo concerto alla Konzerthaus di Vienna, il dolore alla schiena era talmente forte che sull'applauso finale non riuscivo ad alzarmi dallo sgabello. E non sapevo ancora di essere malato. Poi è arrivata la diagnosi, pesantissima. Ho guardato il soffitto con la sensazione di avere la febbre a 39 per un anno consecutivo. Ho perso molto, il mio lavoro, ho perso i miei capelli, le mie certezze, ma non la speranza e la voglia di immaginare. Era come se il dolore mi porgesse anche degli inaspettati doni. Quali? Vi faccio un esempio. Non molto tempo fa, prima che accadesse tutto questo, durante un concerto in un teatro pieno ho notato una poltrona vuota. Come una poltrona vuota? Mi sono sentito mancare. Eppure, quando ero agli inizi, per molto tempo ho fatto concerti davanti a un pubblico di 15-20 persone ed ero felicissimo.
Oggi, dopo la malattia, non so cosa darei per suonare davanti a 15 persone. I numeri non contano. Sembra paradossale detto da qui, perché ogni individuo, ognuno di noi, ognuno di voi è unico, irripetibile e a suo modo infinito. Un altro dono, la gratitudine nei confronti della bellezza del creato. Non si contano, sì. Non si contano le albe e i tramonti che ho ammirato da quelle stanze d'ospedale. Il rosso dell'alba è diverso dal rosso del tramonto e se ci sono le nuvolette intorno è ancora più bello. Un altro dono, la gratitudine e la riconoscenza per il talento dei medici, degli infermieri, di tutto il personale ospedaliero. La riconoscenza per la ricerca scientifica, senza la quale non sarei qui a parlarvi. La riconoscenza per il sostegno che ricevo dalla mia famiglia. La riconoscenza per la forza, l'affetto e l'esempio che ricevo dagli altri pazienti. I guerrieri, così li chiamo. Magari cerchiamo un altro termine, ma non mi viene in mente niente. E lo sono anche i loro familiari, e lo sono anche i genitori. I genitori dei piccoli guerrieri. Ora, come promesso, vi ho portato tutti qui con me sul palco. Anime splendenti, esempio di vita autentica. Prima di andare all'ultimo dono, facciamo loro un applauso. Ancora un dono, ma quanti sono? Quando tutto crolla e resta in piedi solo l'essenziale, il giudizio che riceviamo dall'esterno non conta più. Io sono quel che sono, noi siamo quel che siamo. E come intuisce Kant alla fine della Critica della ragion pratica, il cielo stellato può continuare a volteggiare nelle sue orbite perfette. Io posso essere immerso in una condizione di continuo mutamento, eppure sento che in me c'è qualcosa che permane. Ed è ragionevole pensare che permarrà in eterno. Io sono quel che sono. Voglio andare fino in fondo a questo pensiero. Se le cose stanno davvero così, cosa mai sarà un giudizio dall'esterno? Voglio accettare il nuovo Giovanni. Vado? Vado? Vai, vai, vado. Vai, vai, vai. Ecco. Ecco. È bellissimo. Come liberatorio essere se stessi. Questo lo tengo io. Grazie. Lo tengo io, lo tengo io. Bellissimo, sei bellissimo, vedi? Vedi? No, 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 bellissimo, no. Si chiama fenomeno di accentuazione cognitiva. Allora,
Comunque grazie, grazie. Per onorare la vostra attenzione, il tuo gentile invito, e per dare forza e speranza alle tante persone che come me stanno ancora lottando contro la sofferenza, l'ho visto, eccolo qui, l'ho visto, suonerò di nuovo il pianoforte davanti al pubblico. Certo, è un'emozione, un'emozione grandissima, devo dire. Anche perché anche quella che tu ci hai regalato e ci stai regalando in questo momento, Mamma mia. Mi sembra di intuire che siamo più di 15. Sì. Non solo a teatro, ma anche a casa in questo momento. Attenzione però, ho due vertebre fratturate, la D10 e la L1. Adesso ne conosco anche il nome tecnico. Ah, vedo che qualcuno sa di cosa stiamo parlando. E tremore e formicolio alle dita. Nome tecnico neuropatia. Questa no? Solo io che devo suonare il pianoforte. Però, come dissi in quell'ultimo concerto a Vienna, non potendo più contare sul mio corpo, suonerò con tutta l'anima. Grazie. Maestro, sì. Vieni, maestro. Vieni. Dopo 2 anni, il maestro Giovanni Alevi rimette le mani sui tasti di un pianoforte. Per noi questo è un regalo immenso. Grazie. Posso chiederti che cosa ci farei ascoltare? Sì. Il brano si intitola Tomorrow. Tomorrow, domani. Perché domani, per tutti noi, ci sia sempre ad attenderci un giorno più bello. Grazie. Grazie. Signore e signori, ho l'onore di presentarvi il maestro Giovanni Alevi. Thank you.
Torna dopo 2 anni a suonare il pianoforte il maestro Giovanni Allevi e lo fa dal Teatro Ariston. Vieni Giovanni, vieni. Prenditi l'applauso del tuo pubblico. Grazie. Grazie. Bravissimo. Questa è la forza della musica, questa è la forza della vita. Grazie, grazie ancora, grazie Giovanni, per questo momento profondo, emozionante, una delle pagine più belle del Festival di Sanremo, secondo me.